Un matrimonio che era nell'aria da tempo, ma che oggi può dirsi concretizzato in un ambizioso progetto biennale. È quello tra il maestro Donato Renzetti, una delle star internazionali nel firmamento dei direttori d'orchestra, e il Teatro Marruccino di Chieti. A celebrarlo sarà la musica immortale di Johannes Brahms, a partire da domenica, ore 21, al Supercinema. Domenica 8, poi alla fine di marzo, abbiamo deciso di fare questo ciclo perché per iniziare anche un tipo di repertorio con cui i giovani dell'orchestra non sono ancora abituati, per far sì che il repertorio classico si venga a conoscenza. Quindi due sinfonie di Brahms con tutto il repertorio concerti pianoforte e violino che faremo quest'anno e poi il prossimo anno. Renzetti dirigerà la collaudata orchestra del Marruccino, oltre che nei cinque movimenti della prima sinfonia di Brahms, anche nel concerto per violino e orchestra opera 77, in cui il solista sarà Cristiano Rossi. Appuntamento successivo il 31 marzo e nel 2010 altri due eventi brahmsiani a dar consistenza ad una collaborazione di assoluto prestigio per l'istituzione chietina. In un momento in cui la cultura non è così tanto aiutata, credo che venire nella mia terra, io sono stato tanto da Lanciano a Pescara dove insegno da 20 anni in un'accademia, e Marruccino mi mancava, venni qui nell'83, ma so che il teatro ha fatto con grandi sforzi un enorme progresso e quindi è doveroso da parte mia, essendo abruzzese di Torino di Sangro, un piccolo paesino, quindi venire e dare il mio contributo di esperienza mondiale e internazionale. Il problema credo è che questa cultura e questo po' di polemica venga di più aiutata, perché non si può creare solamente una nazione con il denaro oppure il Grande Fratello e le veline, questo è il nostro dramma attuale. Ecco perché la musica sinfonica, e ho fatto anche io musica leggera tantissima, quindi la musica è bella in tutti i sensi, la musica va insegnata in maniera diversa e credo che il teatro Marruccino, già con quella programmazione di quest'anno, ne sia capostipite di ciò.